Gloria al Signore. Un buongiorno e una bellissima domenica a tutti quanti. Oggi, ringraziando il Signore, vogliamo dar lode al Signore per quello che Lui è. Perché sicuramente chi ha avuto dei benefici da Dio e di Gesù oggi lo può lodare immensamente. Questa mattina il Signore mi ha messo a cuore di parlare del buon pastore. Non lo so perché. Così mi è venuto e io lo voglio parlare. Chi ha una Bibbia può seguirmi. Il Divino Pastore, Salmo 23. È un salmo ben conosciuto, uno dei più conosciuti nella parola di Dio. Vi do ancora il tempo. Nel frattempo vogliamo ringraziare il Signore per quello che Lui ci inculcherà nell'amore nostro e di Lui. Padre Santo, Dio d'amore, ti vogliamo lodare e ringraziare con tutto il nostro cuore, con tutto il nostro amore, con tutta la nostra gioia, con tutto noi stessi, perché sicuri che oggi tu opererai nella nostra vita, nei nostri cuori, nella nostra anima, più che mai. Oggi, Signore, è qualcosa di speciale, è un giorno speciale oggi. Oggi è la Santa Domenica, un giorno dedicato soprattutto a te, alla tua parola, a tutto ciò che ci circonda verso il tuo figliolo Gesù Cristo, che tu hai mandato 2017 anni fa fra di noi. E questo ci dà quella gioia, quell'amore di essere stamattina accanto a te. Ti ringraziamo, Padre, per questa gioia, per questo amore che stamattina tutti uniti, miei cari, nella grazia dei miei fratelli, sorelle, amici e anche nemici, se ne abbia qualcuno, si sono inseriti nella preghiera in diretta, insieme a me, per lodarti, glorificarti, Signore, mio Dio, Padre, Santo, immenso. Insegnaci, Signore, a parlare di te. Insegnaci a darti gloria, onore e magnificenza. Grazie, Padre. Gloria al tuo nome, alla tua grandezza, alla tua misericordia. E ora, buon Padre Celeste, dato che siamo qui alla tua presenza, Signore, vogliamo esprimerci con tutto ciò che in questo momento abbiamo di bisogno. Sicuramente tu sai tutto di ciò che abbiamo bisogno, ma noi stamattina, come primo giorno della settimana santa, vogliamo esporre tutto a te, ai piedi del tuo figliolo Gesù Cristo. Sì, Padre, vogliamo venire a te e portare tutti i nostri difetti,
le nostre angustie, le nostre difficoltà, il nostro ardore, la nostra debolezza, i nostri sentimenti e tutto ciò che ci rode dentro l'anima lo vogliamo qui posare ai piedi del tuo figliolo. Sicuramente ti arriveranno come un pacchetto solare, a te gradito. E buon Padre Celeste, stamattina siamo coscienti che riceveremo benedizione su benedizione, oltremodo, perché abbiamo messo tutto ai piedi del tuo figliolo Gesù Cristo. Grazie Padre, ti ringraziamo, ti lodiamo e ti benediciamo. Padre, stamattina vogliamo parlare del Salmo 23, è un buon pastore. Chi, se non dunque il tuo figliolo Gesù Cristo, è il nostro buon pastore? Lo abbiamo identificato, lo abbiamo veramente messo dentro i nostri cuori, le nostre anime, e siamo coscienti di essere pascolati da Lui. Or Padre, se c'è qualche iniquità dentro di noi, se c'è qualche colpa, qualche disgrazia, qualche debolezza, qualche ferita, qualche guaio, qualche bisticcio, qualche cosa che ci rode dentro di noi, stamattina, Signore, toglicela. Se c'è qualcuno ferito, se c'è qualcuno ammalato, oh buon Padre, guariscici. Donaci quella pace, quella tranquillità, quella serenità che tutto il mondo sta aspettando. Grazie Padre, ancora ti vogliamo presentare per ultimo le nostre famiglie, una per una, dal più piccolo al più grande e dal più grande al più piccolo. Benedici ancora le nostre mogli, i nostri mariti, i nostri figli, le nostre nuore, i nostri generi, i nostri nipotini, le nostre sorelle, i nostri fratelli. Benedici ancora i nostri nipoti, benedici ancora i nostri consorci. Tutti i nostri parenti, i nostri cugini, benedici i nostri nipotini, i nostri amici e anche nemici, se ne abbiamo qualcuno, che possono diventare ancora meglio dei nostri amici. Oh buon Padre Celeste, stamattina abbiamo fatto una lista grande, una lista grandiosa per portarle a te attraverso il tuo figliolo Gesù Cristo. Ungici dall'alto e dacci quella benedizione non perché ce la meritiamo, ma per grazia celeste tua. Grazie Padre, grazie Dio d'amore. La pace, la tranquillità ha preso possesso di noi. Grazie papà. Ti lodo e ti ringrazio per ogni cosa. Ero cosciente, Signore Padre, che tu ascoltavi questa preghiera, perché è detta con un animo sereno, un animo calmo, un animo che porta benedizione. Ora, buon Padre Celeste, non vorremmo mai più staccarci
dalla tua presenza. Mai. Stacci vicino. Anche quando saremo coscienti. Ungici dall'alto. Donaci il tuo Spirito Santo. Che possiamo non soltanto guidare noi, ma guidare gli altri. Tuoi figli che hanno bisogno di una guida. Ungici dall'alto e che sia tu a parlare e non noi, attraverso la nostra voce. Grazie Padre. Ti ringrazio e ti lodo. Nel nome di Cristo Gesù, il tuo benedetto in eterno. Amen. Mie care nella grazia, scusatemi della commozione, ma io non so se voi siete stati toccati da questa grande misericordia di Dio che ci ha benedetti. Ora, tra parentesi, ritorniamo alla parola di Dio. Sono sicuro che avete avuto il tempo di prendere una Bibbia, anche che a volte tra una Bibbia e l'altra c'è qualche parola che è detta e scritta in un altro modo, però il significato è lo stesso. È la traduzione tra un tipo di Bibbia e l'altra, perciò seguitemi lo stesso. Non so quale tipo di Bibbia avete, ma seguitemi. Il Signore mi ha fatto capire di parlare del Salmo 23. Nella mia impostazione della Bibbia all'inizio è decifrato il divino pastore. Salmo di Davide. Amen. Il Signore è il mio pastore, nulla mi manca. Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme, egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. Quand'anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. Per me tu imbandisci la tavola sotto gli occhi dei miei nemici, cospargi di olio il mio capo, la mia coppa trabocca. Certo bene e bontà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita e io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. Fin qui la parola del Signore, che è il Salmo 23. Sono pochissimi versetti, ma concentrati con un succo ben profondo.
un succo ben profondo che già nel leggerlo la nostra pace, il nostro cuore, la nostra anima si è acquietò, sapendo che c'è qualcuno che ci pascola, ci porta in acque quiete, ci ristora l'anima, ci imbandisce la tavola, ci organizza la nostra vita, anche se fossimo nell'ombra della morte, nessuno ci toccherà, perché Lui è con noi, vedete? Lui è con noi. Dove andremo a trovare qualcosa di così bello, così dolce, così puro, così perfetto? Dove, miei cari nella grazia? Dove andremo a cercare? C'è gente che a volte va a destra, a sinistra, lontano, a cercare, quando ce l'abbiamo dentro il nostro cuore, quando abbiamo tutto dentro di noi, sta a noi evolvere ciò che è dentro di noi e affibbiare, assimilare così il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo che è dentro di noi. Alcuni dicono, ma io non ce l'ho lo Spirito Santo. No, miei cari, no. No, lo Spirito Santo l'abbiamo tutti, è soltanto che non gli diamo possibilità di esprimersi dentro di noi. Ora, qualcuno dice, ma come? Sì, noi siamo coscienti di non avere un allacciamento con lo Spirito Santo affibbiato uno con l'altro, perché noi abbiamo dato quella possibilità allo Spirito Santo di guidarci. Siamo stati come dei cavalli selvaggi, voluti e ben voluti di fare testa nostra. Come dire, ah, io sono così, nessuno mi comanderà, io voglio essere autonomo. A volte sento dire, essendo padre, ah, io non vedo niente di ciò che non vedo. Qualcuno dice così, ma benedetto e benedetta è e sarà chi crede anche che non vede, che esiste una mano divina. A volte, ancora prima di conoscere il Signore, sentivo parlare agli anziani che avevano più esperienze di noi giovani e dicevano sempre così, per discolparsi da quelle colpe che la natura gli poteva includere. Si salvavano da ogni evenienza che li poteva bloccare. Dicevano, ah, miei cari, io veramente credo che ci sia una mano divina, qualcosa c'è, qualcosa c'è, anche che io non so che cos'è, qualcosa c'è, ecco, credevano a qualcosa che c'era e già si salvavano, ma di che cosa? Da una colpa imminente che il nemico poteva attaccarle. Dicendo così, in quell'istante erano neutrali, né dentro né fuori.
Ora, a volte anche Paolo trovò una fede all'inizio neutrale così quando predicava in Grecia, in quel parco che riceve Atenesi. Nonostante tutto vedo che siete molti vicino alla fede, perché ho visto un monumento al Dio sconosciuto. Non conoscevano Dio, ma hanno dedicato un monumento al Dio sconosciuto, non sapendo chi era, non conoscendo chi era, ma alcuni si sono salvati da una colpa neutrale, né dentro né fuori. Non erano né pesce e né carne. Però Paolo, quando predicava e parlava, diceva Atenesi. So che non avete tanta credenza, non avete tanta conoscenza, però ho potuto appurare che nonostante tutto ho visto un monumento dedicato al Dio sconosciuto. Ma quel Dio sconosciuto che voi non conoscete, oggi io ve lo presento. È il Dio dell'amore, della grazia, della potenza, che vi può anche salvare da ogni altra cosa esistente in questa terra, in questo mondo. Anche che le parole non sono quelle che Paolo in quel momento disse, ma avvisò il popolo di astenersi a quel Dio sconosciuto che non conoscevano, e glielo presentò. Stamattina cosa noi stiamo presentando? Il Divino Pastore, il Salmo 23. E chi non ha letto il Salmo 23? A volte magari quando in certe chiese parlano, lo nominano, il Salmo 23, il Divino Pastore, e viene anche cantato a volte, viene anche letto, meditato. E noi stamattina cosa stiamo facendo? Stiamo cercando, dopo averlo letto, di meditarlo. A Dio sia la lode. Nel primo versetto, nel Salmo 23, dice: il Signore è il mio pastore, nulla mi manca. Da quando tu hai fatto Gesù Cristo il tuo Signore? Da quando? Un giorno? Un mese? Un anno? Due anni? Tre anni? Quattro anni? Cinque anni? Salto di più? 10 anni? 15 anni? 20 anni? 30 anni? Per i più grandi 50 anni, 80 anni. Se tu hai fatto il Signore il tuo divino pastore, sicuramente oggi io posso testimoniare che non ti è mancato nulla. Come io stamattina testimonio, sì, testimonio, come vero Dio, che da quando ho fatto il mio Signore Gesù Cristo e il mio pastore, non mi è mancato mai nulla, tranne quando io ho deviato, lo ammetto, sono andato a destra e a manca, lasciandomi guidare la mia mente malata,
in difficoltà, a tenebrata, da chi? Al nemico. E mia cara nella grazia, chi non è tentato? Come disse Gesù quando giudicò la prostituta, quando gliela portarono davanti, dicendo che era un abominio ciò che quella donna fece, adultera. Ha fatto un adultero. Gli disse, quando gli disse il maestro, come giudichi questa donna? Lei ha fatto questo, 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 questo. Come giudichi questa donna? È un'adultera o no? Lui non parlava. Scriveva con il dito per terra. Ha fatto un cerchio, non so cosa ha fatto. A volte magari non andiamo nei minimi particolari, cosa scriveva, cosa faceva. Sicuramente era qualcosa che dentro di sé fuoriusciva. Una fede per tutti. Ma quando quelle persone insistettero, che cosa decidi tu per questa donna? La condanni? Loro aspettavano che Gesù diceva, io ti condanno. Sì, tu hai fatto l'adultera, ti condanno. No, mia cara. No, mia cara nella grazia. No. Gesù non rispose niente, ma messo alle strette, mentre tutti avevano una pietra in mano per lanciarla e ammazzare quell'adultera, disse, chi è senza peccato scagli la prima pietra. Solo queste parole disse. E cominciando dal primo, sentendosi colpito dentro di sé, buttò la pietra e mentre quello buttava la pietra si girò e se ne andò. Gli altri, sentendo il peso di quella persona che già era nel difetto, che era peccatore, che aveva peccato, uno dopo l'altro buttarono la pietra e se ne andarono a gambe. Uno dopo l'altro se ne andarono tutti. Vedete? Uno dopo l'altro. Bastò il primo a buttare tutto quello masso che aveva in mano, quel peso, si sentì quella mano pesante perché il suo peccato che era dentro di lui lo appesantì nel cuore con quella parola, chi è senza peccato scagli la prima pietra, ma quella pietra diventò così pesante che quella mano si dovette liberare da quel peso. Ora tutti buttarono quella pietra dalla mano e piano piano se la filarono indietro e lasciarono piano piano quella piazza libera. Gesù restò con quell'adultera vicino che piangeva, era in agonia. Chissà adesso il maestro cosa mi dirà, mi condannerà o mi libererà? Nell'attesa aspettò quella donna e mentre aspettava il suo cuore si tranquillizzava. Perché Gesù, anche che non la guardava, emanava gioia, felicità.
immensa. Dai suoi occhi usciva quella pace, quella tranquillità, quel benessere che infonde nel tuo cuore. Pace, tranquillità, benessere che infonde nel tuo cuore, nella tua anima. Gesù, 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 Gesù. Si alzò il capo e disse: donna, dove sono quelli che ti condannavano? La donna disse: sono andati via. Ti hanno lasciato sola. Non ti hanno condannato. No, maestro, sono andati via. Donna, neanche io ti condanno. Va in pace, non peccare più. Ora, miei cari, nella grazia, se avete peccato, se avete sicuramente peccato, qualcuno, non lo dico in generale, ma qualcuno, avete peccato. Nel nome di Dio, in Gesù Cristo, andate in pace, non peccate più. Non peccate più! Andate in pace, stiate beati, calmi, sereni, felici, perché quello che Gesù disse all'adultera, oggi Dio, attraverso la mia bocca, la mia voce, lo sta dicendo a te. Figlia, figlio mio, va in pace, non peccare più. Non peccare. Non peccare più! Non peccare più. Va in pace. No. 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 No, non peccare più, va in pace. E ritornando al secondo versetto del Salmo 23, dice: egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme. Mie care nella grazia, è vero, certe volte la mattina quando ci svegliamo e siamo inquieti, vediamo il cielo, lo guardiamo, è cubo, grigio, scuro, pieno di nubi che ci rattristano il cuore e l'animo. Ma qui ci dice: egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme. Miei cari nella grazia, già quando abbiamo fatto Gesù Cristo nostro Signore e nostro Pastore, già Lui anticipatamente, che il cielo diventa grigio, scuro, cubo,
lui la notte ci fa riposare. E ci guida in un riposo, in verdeggianti pascoli, mentre noi già stiamo riposando, anche la notte già siamo fluttuati con la nostra mente in un riposo, in verdeggianti pascoli, messo tra le sue mani. Tra le sue mani, riposiamo tra le sue mani in verdeggianti pascoli. Nella nostra mente già si può intravedere nel sogno quel riposo beato di Dio attraverso Gesù che ci guida in verdeggianti pascoli. E mentre la mattina già apriamo gli occhi e diamo lode a Dio perché è importante, non appena il primo piede posa nel pavimento, a parte, a prescindere dai nostri bisogni, sull'istante se abbiamo il tempo, lodiamo Dio e Gesù per la grazia concessa quella notte. Ma dite, quante volte dobbiamo lodare Dio quando posiamo il piede la notte? Ci sono a volte disturbi durante la notte e ci svegliamo e andiamo a fare i nostri, tra parentesi, bisogni. Quante volte ci sono persone disturbate? Uno sono io, il primo o l'ultimo, non lo so chi sono, devo purtroppo fare quello che è necessario. Quante volte? Una volta, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, dipende. Una, due, tre, quattro, cinque, sei volte lodare Dio appena il piede posa per terra. Inchinarsi lodando Dio per la grazia ricevuta in quell'istante prima nel sonno, nella tranquillità, nella pace, nella pastura che Lui ci ha donato. Vedete? Questo è il grande segreto. Lodando Dio, benedicendo il Signore, che la sua grazia e la sua magnificenza noi saremo nella grazia di Dio, ora e sempre in eterno. Come dice, egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme. E durante il sonno, e durante il giorno, il lavoro, la pace, la tranquillità durante tutto il giorno, fino a sera, lui ci guida in acque calme e pascoli verdeggianti, che a noi non solo ci ringiovanisce quella quiete, quella pace, 63 anni, miei cari, 63, non lo so se li porto bene. Non lo so, ma so solo che da quando lodo Dio e Gesù mi sento più giovane dentro di me. Non lo so se fuori mi rispecchio o voi mi vedete più giovane, non lo so, ma a me so che dentro di me sono come uno abbandonato. L'ho detto grossa, mi sono andato troppo indietro. No! Io mi vedo così. A che età ti vedi tu? Stai attento.
perché ciò che ti vedrai dentro di te, il nostro inconscio, la nostra mente, lo spirito che abbiamo dentro di noi, si mette in canalizzazione con te. Capito mi hai? Capito mi hai? Ah, qualcuno si è illuminato qualche lampadina? Si è accesa qualche valvola spenta da qualche tempo? Ecco, capito mi hai? Ciò che noi incanaliamo dentro questa testolina avviene. Oggi ama il prossimo più di te stesso e vedrai, sarai amato, amata più di te stesso e loro ameranno te più di se stessi. Vedi? Questo è il grande segreto, amare il prossimo più di te stesso e sarai amato da tutti. Sì, mi dirai, ma c'è sempre qualcuno che mi odia, ma c'è sempre qualcuno che la pensa diverso. Fregatene. Il mondo è stato sempre così. Quando un missionario erige una missione cristiana, il nemico gli va a mettere accanto un santuario suo del nemico. Il positivo e il negativo vanno sempre insieme, ovunque, vedete? Positivo e negativo vanno insieme. I fili della luce sono stati creati così, positivo e negativo, positivo e negativo. Non possono andare diversamente, questa è la natura. Quando due componenti si giungono insieme, fanno scindere. Se i fili noi li uniamo insieme, boom! Avviene un cortocircuito. Avete presente? Io quando a volte faccio degli impianti di luce privatamente, quando ero a casa mia con qualche amico, l'ho aiutato per vedere se c'era la corrente, univo i due fili e il contatore si staccava, il salvavita si staccava. E così ero sicuro che se li toccavo non morivo, oppure non prendevo la corrente. Avete capito? Perciò, a prescindere da quello che noi immaginiamo, ma perché c'è sempre quel nemico vicino, ma perché è obbligatorio, questa è la natura, questa è la natura, è la natura. Ma perché ci sono queste guerre? Ma perché ci sono queste discordie? Ma perché? È la natura. C'è il positivo e il negativo. C'è la vita e c'è la morte. C'è la pace, c'è la guerra. Vedete, tutto il mondo prosegue con questa distinzione. Pace e guerra, morte e vita, nascita, morte. Vedete? Ritornando alla parola di Dio, nel Salmo 23, nel terzo versetto ci dice: egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. Vedete? Lui ci ristora l'anima. Quando noi siamo uno con Dio, insieme, Lui ci acquieta il cuore, l'animo, e ci guida per sentieri di giustizia. Hai qualche problema con la legge? Sei per caso coinvolto o coinvolta
con qualche cosa giudiziaria, prima chiedi perdono, umiliati. Di chiunque sia la colpa, non ti preoccupare, umiliati, chiedi perdono. Questa è la cosa più importante. Poi chiedi un accordo. Accordati prima che il giudice emette una sentenza. Chiedi perdono, umiliati, incanalati con il tuo avvocato per un sentiero di umiltà. Apprestati a dare il tuo cuore a Dio. Lì, quando tu hai dato il cuore a Dio e ti metti nelle mani di Dio, boom, tutto si acquieta. Boom, come se scoppiasse la pace, la tranquillità dentro di te. Non ti preoccupare, sarai giudicata. Non ti preoccupare, ma il giudizio sarà minore di quello che ti aspettavi quando quella tempesta si era emessa nella tua vita. Sì, mi dirai, ma possibile? Certo. E qui quando ce lo dice nel versetto 3, ce lo dice, egli mi ristora l'anima. Mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. Vedete, per amore del suo nome stesso, se tu ti metti nelle circostanze di amare Dio e farlo tuo Signore, lui si prende tutta la responsabilità. Sai cosa dice al nemico Gesù? Questo mi appartiene. L'ho pagato io, la sua colpa, io l'ho pagata in croce. Tu mi dirai, questo fa? Sì, lo fa, l'ha fatto in croce, ha pagato per te e per me. Lo ha fatto, non lo sapevi? Adesso lo sai. Lui ha pagato. In croce, la sua vita per te e per me, e ti conduce in sentiero di giustizia per amore del suo nome. Sì, miei cari, e lo dice. E nel quarto versetto, per accelerare un pochettino, perché non voglio prolungare molto questo video, non voglio stancarvi, non per me, perché io potrei continuare, scusatemi, fino a tarda sera, ma io non voglio stancarvi voi, non voglio stancare voi, voglio darvi pace, tranquillità, serenità, non voglio stancarvi, voglio accelerare un pochettino per darvi quella pace. Breve, a breve tempo su di voi. Poi ci saranno altri video, non vi preoccupate, il Signore ormai mi ha messo nel vostro cammino. Mi ha messo nel vostro cammino. E non sono io che vi parlo, è Lui. Perciò ascoltate. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me e il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. Nel quarto versetto del Salmo 23. Vedete, quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, caspita. Qualcuno ha camminato nella valle dell'ombra della morte, alcuni magari per identificare più oscuro, più tenebroso, alcuni magari certe volte la sera passando da qualche cimitero, scusate che vi dico questo, si sentono rabbrividire e
sangue, guardando quelle enormi monumenti che ci sono nel cimitero. Io lo dico perché qui, dove sono qui in Germania, i cimiteri sono dentro il paese e proprio a volte, senza volerlo, si passa di là. A volte qualcuno magari nelle vicinanze, giorno dopo giorno, gli va a passeggiare per andare nei suoi cari defunti. Ma nell'ombra della notte, delle tenebre, qualcuno si sente passeggiare là e si sente da brividi il sangue. Non è abituato a quelle cose, perché la sua mente, il suo cuore, la sua anima in quel momento si trova in uno stato tenebroso di peccato, di oscurità. Non è purificato, non è purificata. E avviene questo. Ti vuoi purificare stamattina? Segui il Signore. Lui ti dice, quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me, il tuo bastone, la tua verga mi danno sicurezza. Se tu oggi fai Gesù Cristo tuo Signore, non hai più nessun problema. Tutto quello che in questo momento abbiamo detto, tu non temerai alcun male, perché Lui è con te e con noi. Andando avanti, nel quinto versetto ci dice, per me tu imbandisci la tavola sotto gli occhi dei miei nemici, cospargi di olio il mio capo e la mia bocca trabocca. Caspita, questo è bellissimo. Il Signore imbandisce la nostra tavola. Come? Il Signore ci serve? Sì, il Signore vuole donarci tutto. Ci dà tutto quello che noi chiediamo in preghiera. Quando l'ultima volta hai pregato o hai pregato, tu, l'ultima preghiera che hai fatto quando è stata? Hai pregato una volta? Ti sei dimenticato di pregare poi? Hai pregato due volte, poi ti sei dimenticato? Ehi, miei cari nella grazia, bisogna pregare in tutti i momenti, in tutte le circostanze, anche quando sei in mezzo al mondo, circondata dai tuoi o da qualcun altro. Prega, non ti preoccupare, mica devi pregare ad alta voce. Prega nella tua mente, loda il Signore dicendo gloria a Dio, santo, eterno. Dicendo quello che vuoi, ma loda, prega. E lui per te, per me. Tu imbandisci, lui imbandisce la tavola sotto gli occhi dei nostri nemici e cospargi di olio il nostro capo, la nostra coppa trabocca. Vedete, avete presente quando Gesù gli mancava il vino alle nozze in Cana. La mamma Maria gli disse, figlio mio, qui c'è un bisogno tuo, devi fare qualcosa, gli manca il vino. Vedete? Hai bisogno di qualcosa. In questo momento ti sta arrivando.
questa notizia. Hai bisogno di qualcosa? Chiedi in preghiera e lo avrai. Avrai ciò che tu hai bisogno. Maria, la mamma di Gesù, gli disse: figlio, c'è un bisogno della tua emergenza. Non hanno più vino. Gesù gli disse: donna, che c'è tra me e te? Non è arrivata ancora la mia ora. In quel momento ancora Gesù non voleva fare quello che doveva fare. Non era ancora arrivata la sua ora, ma insistette così tanto la madre di metterlo alla prova di quello che lui era ed è. E chiamate i suoi inservienti, gli disse: fate ciò che mio figlio vi dirà. Fu detto agli inservienti di riempire le due giarre di acqua dalla fonte, ovunque prendevano l'acqua. Gli inservienti sapevano che quella che avevano riempito era acqua, ma gli disse il maestro: quando avete riempito le giarre, portatele al caposalto e versate nella coppa. Quella coppa, quando gli fu versata quell'acqua, usciva vino, ma vino di quello buono, perché i capisaldi e i suoi ospiti, quando hanno bevuto quel vino, chiamarono il padrone della casa e gli disse: aspetta, come tutti prima danno il vino buono e poi, quando sono quasi ubriachi e inebrati della mente di quel prodotto del vino, danno quello meno buono. Tu invece hai fatto l'incontrario. Prima hai dato quello brutto, quello scadente, adesso hai dato quello buono. Si sono congratulati, non sapendo di dove veniva quel vino. Oggi per te è arrivata la tua ora. Il maestro ti dice: venite a me, voi tutti che siete affaticati, e io vi darò pace, riposo, tranquillità, salute, ricchezza e tutto il resto. Qui dice: per me tu imbandisci la tavola sotto gli occhi dei miei nemici, cospargi di olio il mio capo e la mia coppa trabocca. E in quel momento vi traboccherà la vostra coppa di tutto il bene, perché sarete eredi universali dell'Altissimo, principi, eredi universali. Questo lo dichiara nella sua parola: l'eredità mia è vostra, ciò che è mio è vostro. Capite adesso? Mi hai o no? Non mi sono spiegato bene? Nel sesto versetto ci dice: certo, lui conferma, certo, bene e bontà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita e io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. Lunghi giorni, non si sanno quanti giorni, lunghi giorni, in eternità. E questo è tutto, il resto della tua vita, e tramite te si salverà anche la tua casa, la tua eredità, perché tu sarai testimonianza vivente. Non possono fare a meno di capire ciò che Dio ha fatto a te, anche che lo ignorano. Oggi, domani, un giorno, capiranno
i loro occhi si apriranno, il suo cuore attenebrato, oscuro, risplenderà perché vedranno in te la luce. Tu sarai trasformato, trasformata come una fonte, un fiume di acqua viva, dove tutti si abbeveranno. Tutti, 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 nessuno escluso. Questa è la grande eredità per te, per me e per chiunque seguirà il buon pastore che è parlato nella sua parola nel Salmo 23. Mia cara, nella grazia, hai qualche parola? Dilla. Hai qualche rimprovero da farmi? Dillo. Non sono stato chiaro? Dillo. Scrivimi. O chiamami. Anche qui, appena finisce la diretta, chiamami. Dillo. Non sono stato adeguato alla parola del Signore? Ho detto qualcosa che non va? Dillo. Chiamami. Perché? Se ho sbagliato, chiedo perdono, chiedo scusa. Mi incanalerò come tu. In quel momento mi confiderai. Sei giusto agli occhi di Dio, ben venga, accetto il tuo consiglio. Se lui me lo permetterà. Se lui me lo permetterà, io accetterò il tuo consiglio. E stiamo attenti, quando qualcuno ci dà un consiglio, prima mostriamolo a lui, a Dio, e poi seguiamo. Perché i consigli a volte possono essere anche sbagliati. E noi seguiamo l'andazzo di questo mondo anche per errore. Sì, non abbiamo colpa, ma lasciatemelo dire, se seguiamo l'andazzo di questo mondo andiamo nel peccato e siamo colpevoli. La colpa è uguale. Seguire un consiglio, una cosa, fare delle cose che sono uguali. Qualsiasi cosa per il Signore è lo stesso peccato. Perciò diamoci una regolata. Prima che facciamo qualcosa, presentiamola a Lui. Bene. Vogliamo ringraziare il Signore. Ancora una volta. Adesso che abbiamo finito il Salmo 23, lo abbiamo anche parlato, decifrato, perché il Salmo 23, la parola di Dio, è come un pozzo senza fine, un pozzo senza fondo. Vedete, se io faccio un altro video, mi viene ancora qualcosa che mi sale da questo pozzo senza fine, e ne dirò anche altrettanto, perché la fonte divina è un pozzo senza fondo. Ora, a chi gli viene di un modo, a chi gli viene un altro, è tutto, si è detto, per gratificare la parola di Dio e il popolo di Dio che benvenga. Ora, se siete d'accordo, chiniamo il capo, chiudiamo gli occhi e lodiamo Dio. Amen. Alleluia. Gloria a te, Padre. Santo sei, Signore, Dio dell'universo, il cielo e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, l'alto del cielo. Grazie, Padre. Grazie, mio Signore, per quello che tu hai fatto dire, uscire.
de la mia bocca. Sono sicuro, Padre, che quello che ho detto proviene da te. E io ti ringrazio, ti lodo per tutto quello che tu hai fatto e che farai. Grazie, Padre. Ancora come conclusione di questo video, in diretta, voglio ringraziarti, lodarti e benedirti e benedire tutta l'umanità, dal più piccolo al più grande. Chiunque si metterà predisposto a lodare te e al tuo figlio Gesù Cristo, che la benedizione di Dio tua scenda su di loro, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gloria a te, Padre. In Cristo Gesù. Sto chiudendo il video e vi abbraccio come faccio sempre, così, vedete? Due corpi uniti diventano un solo, là, in Cristo Gesù. E io vi ho abbracciato e vi abbraccio uno per uno, fino alla fine dei tempi. E un grande bacio a tutti quanti, doppio. Pace del Signore e fratello Angelo Piccone, chiunque ancora per la prima volta che mi sta vedendo in questi video, vi lascio il mio sito dove ci saranno e ci sono cose piacevoli da vedere e da guidarvi nella pace del Signore. Il sito è www.gesulalucedelmondo.it. Ripeto, www.gesulalucedelmondo.it. Chi desidera entrando in quel sito mio troverà tutto, troverà il numero di telefono e tutto altro, e tutto sono rintracciato, il profilo in Facebook e in tutto il mondo. Pace del Signore. Amen. Chiudo. Dio ci benedica. Amen.